è giusto vaccinarsi e per lavorare in sicurezza e per poter far sì che le persone siano protette. Prima facciamo, prima liberiamo queste risorse per altre esigenze. Ha cambiato il vostro lavoro la pandemia, proprio nella quotidianità? È cambiato tantissimo, tante precauzioni, tante attenzioni, insomma non è stato facile. Forse siamo più vicini alle persone in questo momento. Comunque si deve sempre dare il sostegno al cittadino. Passeggeri, cittadini che comunque costretti a viaggiare per situazioni particolari, abbiamo assistenza, distribuito mascherine. Una coppia e dovevano andare dalla mamma che purtroppo era in ospedale e non avevano possibilità, diciamo, economiche e diciamo con i colleghi abbiamo fatto una piccola colletta, ma queste sono cose purtroppo penso tutti avrebbero fatto. Sono terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva. Fisioterapista. Ho 37 anni e sono un odontoiatra. Allora, sono un farmacista e ho 54 anni. C'è qualche cliente che è venuto da lei dicendo ma non mi vaccino perché non mi fido? Tantissimi, tantissimi. C'è un po' di paura innanzitutto sulla velocità con cui è stato trovato il vaccino. All'inizio tante persone chiedevano proprio se questo virus esistesse veramente. La paura è iniziata quando pian piano si è visto, le persone sono viste per morire gente al loro vicino. Io mi sono emozionata anche quando me l'hanno fatto il vaccino. Noi farmacisti abbiamo passato dei periodi veramente terribili, terribili. Si è proprio avvertito un calo addirittura della richiesta dei pazienti, perché ovviamente molti non avendo patologie gravi preferiscono stare a casa per paura di prenderlo, soprattutto da noi giovani. Immagini anche che noi lavoriamo comunque con pazienti che sono senza mascherina, che non è una cosa da poco, quindi è stato un po' difficile, però devo dire la verità, ci siamo tanto impegnati. Siamo molto stressati, molto sotto pressione e poter fare il vaccino per me è una liberazione.